Ciao! Benvenuto nel nostro primo video in cui ti mostrerò la super novità di quest'anno. Voglio farti vedere come realizzo le mie crostate intagliate con il nuovo kit assolutamente originale stampiperbiscotti.it e quindi non ci resta altro che metterci al lavoro. Per prima cosa avrò bisogno di un foglio di frolla, ovviamente già stesa. Io utilizzo i ring microforati, ok? Questo è un ring che ha una misura di 24 centimetri. Quindi, per prima cosa, ci siamo stesi ovviamente la pasta frolla, leviamo il foglio di carta da forno e andiamo ad intagliare il nostro cerchio di frolla, che sarà poi ovviamente il nostro il coperchio della nostra crostata. Andiamo ad eliminare tutta la pasta frolla in eccesso, perché chiaramente non ci serve. Ok, così, benissimo. Dopodiché, innanzitutto ti descrivo un pochino com'è il nostro kit. Il nostro kit comprende un timbro a impressione che ci servirà per andare ad imprimere il nostro disegno, una dima che ci aiuterà con i cutter per andare a eliminare la pasta in eccesso senza andare a rompere la trama del disegno, ed ovviamente i cutter che ci servono per andare a intagliare. Qual è la difficoltà? La prima difficoltà che uno può incontrare: andare a centrare esattamente il centro della torta. Quindi, che cosa facciamo? Ci creiamo un cerchio di carta da forno esattamente della dimensione della nostra teglia e lo andiamo a piegare in quattro, in questo modo. Dopodiché lo posizioniamo sulla pasta frolla e con l'aiuto di qualsiasi cosa ci andiamo a segnare il centro, così. A questo punto innanzitutto leviamo il ring, perché nel lavorare ci può dar fastidio. Allora, adesso procediamo in questo modo. Prendiamo il nostro timbro, senza schiacciare posizioniamo il centro del timbro dove abbiamo fatto il segno e, un po' ad occhio ovviamente, ci assicuriamo di aver fatto il centro corretto. Vedete, la distanza tra il timbro e il bordo è praticamente identica in qualsiasi direzione io vada a mettere il mio timbro, quindi significa che ho fatto il buco esattamente al centro. A questo punto prendiamo il nostro timbro, lo posizioniamo sulla pasta frolla in questo modo e cominciamo a schiacciare, così. Ok, vi potete aiutare anche con un mattarello. Non bisogna schiacciare tantissimo, ok? Perché non deve andare a tagliare la pasta frolla, deve soltanto andare ad imprimere il disegno. Perché? Perché l'impressione del disegno ci aiuterà successivamente per andare a tagliare con i cutter. A questo punto voi dovete prendervi i punti di riferimento. I punti di riferimento in questo caso sono questi rombi laterali e il centro. In questo caso ho scelto un disegno un po' più difficile, lo so, perché questa è a forma di stella, però non è un problema, perché se noi andiamo a posizionare i rombi esattamente uno sull'altro, anche la stella andrà a coincidere. A questo punto facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima.
Quindi andiamo ad imprimere il disegno in questo modo e andiamo ad alzare così e abbiamo impresso l'altro disegno. Facciamo, continuiamo in questo modo ovviamente per tutta la per tutto il diametro della nostra crostata. Quindi così, e tiriamo su, ok, e continuiamo. Quindi così, ok, e via. Certo, questa prima fase è una fase un po' più precisa, un pochino più delicata, ok? Però sì, grazie ai disegni guida che abbiamo, si fa veramente senza nessun grosso problema. Ok. Se la frolla è bella fredda di frigo, ovviamente lavorate meglio, ok? Quindi ricordatevi che per fare questo genere di lavoro, se la frolla è bella fredda di frigo, siete facilitati. Quindi il mio consiglio è: stendete la frolla, ok? Che spessore? Essendo un coperchio, non può essere troppo sottile, ma non può essere neanche eccessivamente spesso, perché sennò poi quando lo andiamo a tagliare non viene molto bene. Quindi il mio consiglio è di stare intorno ai 0,05, al mezzo millimetro, un po' come i biscotti, ok? Quindi riposizioniamo, eccola lì, la stella, e schiacciamo. Ok. Ah, quindi vi stavo dicendo, scusate, mi sono dimenticata, mi sono persa. Stendete la frolla dello spessore giusto e lasciatela in frigorifero per una mezz'oretta in modo che si rapprenda bene, ok? Adesso siamo arrivati all'ultimo giro, quindi riposizioniamo, ok, il nostro. A questo punto, essendo l'ultimo giro, voi avrete l'aggancio qua, qua, qua e qua, ok? Perché i rombi li avete già fatti tutti. L'ideale a questo punto, ora io non lo farò per ovvie ragioni di tempo, l'ideale dopo che avete fatto questo passaggio è rimettere la pasta frolla in frigorifero, non per tanto, per 10 minuti, un quarto d'ora, giusto perché si rapprenda nuovamente dopo che l'avete lavorata. Adesso avete due opzioni. La prima è quella di, se avete delle difficoltà, se ci sono delle cose che magari non vi vengono molto bene, andare ad intagliare direttamente la frolla con il cutter, ok? Però se così fosse, perché io vi ho fatto la dime e tutto il resto, mi chiederete giustamente. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la dima, la andiamo a posizionare. Dobbiamo ovviamente andarla ad allineare il più possibile con i come si dice, con i segni che abbiamo creato. Quindi ce l'andiamo a posizionare, perfetto. Il primo taglio che andiamo a fare è quello centrale, perché poi quello centrale ci aiuterà come sempre a girare la dima nelle varie direzioni. Quindi
posizioniamo il cutter a stella al centro e andiamo a tagliare. Così. Alziamo. Teniamo la dima serve per non far alzare la pasta frolla sottostante, ok? E con, dove ce l'ho? Eccolo qua, un pennellino, andiamo ad eliminare il centro. A questo punto continuiamo con tutte le altre parti. Andiamo a prenderci, eccolo qua. Ah, una cosa, quando andate a tagliare tenetevi sempre della farina e infarinateli comunque i cutter, ok? Quindi, uno, alziamo con la dima. Mi tremano le mani stamattina perché sono emozionata, mi piace tantissimo questo prodotto, questa cosa è meravigliosa. Poi ho mosso leggermente la dima, quindi devo, eccolo qua, andarla a ricentrare, ma non è difficile centrarla perché abbiamo ovviamente i segni che abbiamo fatto prima, le linee guida. Quindi infariniamo, teniamo la dima e andiamo a tagliare. Tenendo sempre la dima, alziamo e eccolo qua. Poi altro cutter. Quello che possiamo fare per evitare che la dima, adesso vi faccio vedere, che la dima si muova eccessivamente nel lavorare, è tenere il cutter inserito, un cutter, non tutti ovviamente, perché sennò non riusciamo poi a tagliare. Ora vi faccio vedere. Leviamo. Per dire, questo lo abbiamo già tagliato, possiamo andare a reinserire il cutter e mantenerlo lì, ok? Lo teniamo fermo in modo che la dima non si muova. Adesso ci prendiamo questo cutter e andiamo a tagliare qua, ok? Se, come in questo caso, il cutter è un pochino più grosso, usiamo il mattarello per aiutarci. Teniamo la dima e andiamo ad eliminare il cutter. Così. Stupendo. Eccolo qua. Qua si è rotto, ma non ci interessa perché tanto questa pasta frolla va assolutamente eliminata, quindi il buco si è creato perfettamente. Prendiamo il cutter, il rombo piccolino, come sempre lo andiamo ad infarinare e andiamo a tagliare così e delicatamente, perché questo è piccolino. Alziamo, eliminiamo la pasta frolla in eccesso e andiamo a creare il taglio. Uno e due. Ok, l'unico taglio che non possiamo fare con la dima è questo in alto. Quindi, arrivati a questo punto, eliminiamo la dima, ci aiutiamo magari con un bisturi, non dobbiamo andare chiaramente, ma è semplicissimo. Eccolo qua, qua è venuto l'intaglio, stupendo. Ci infariniamo perfettamente. Ah, ho sbagliato, devo fare ancora quello lì, mi sono persa un intaglio, va bene. Posizioniamo il cutter sulla frolla lungo le linee che abbiamo tratteggiato con il timbro e in questo caso delicatamente andiamo ad alzare. Ecco qua, per questo vi dicevo che se la frolla è bella fredda, questo lavoro viene ovviamente viene molto meglio, ok? Quindi, eccolo qua, riprendo un attimo la dima, la rivado a posizionare in questo modo, ok? Ovviamente la devo centrare
al resto del lavoro, se no è un lavoro inutile. Eccolo qua, la alzo leggermente. Ora l'ho levata e quindi diventa più difficile. Ecco qua, infarino e vado a coppare. Così, uno e tiro via, due. Eccoci. Ecco qua, e l'abbiamo fatto il primo giro. Se ci fosse qualcosa che si è un po', ecco qua, tipo qua è rimasto dell'eccesso di pasta, ma non faccio altro che con il bisturi andarlo ad eliminare. Possiamo poi anche semplicemente, una volta che l'abbiamo messa in frigo a raffreddare, andare poi a rifinirla in un secondo momento. Cosa dobbiamo fare adesso? Con la dima procediamo nello stesso modo, quindi posizioneremo la dima lungo le linee, così. Ok, andiamo a tagliarci con il cutter piccolo sotto, così. Alziamo in questo modo, poi tagliamo subito qui così alzo. Poi reinserisco questo cutter, ok, e con il cutter inserito, come ho fatto prima, vado a tagliare il resto, quindi così. Infariniamo, appoggiamo e tagliamo. Ok. Poi, se no ce lo dimentichiamo come prima, facciamolo subito. Così. L'ultimo. Così. Ok, eliminiamo questo, alziamo e, come abbiamo fatto prima, andiamo a tagliare lungo la linea. Direi, ok, tagliamo e alziamo. Ok, e allo stesso modo, guardate che meraviglia! Non mi piace troppo. Allo stesso modo procediamo su tutta il resto della crostata. Ok, quindi stesso discorso, posiziono la dima, vado ad allinearla con il resto del disegno e procedo ad intagliare
il tutto. Quindi così posso anche fare un'altra cosa per farla allineare e non farla disallineare. Posso anche lasciarlo subito lì e tagliare subito quelli più distanti, così, e come prima andarcelo ad alzare. Adesso per me sta diventando un pochino più difficile, perché ovviamente con le luci la frolla si sta riscaldando molto, ok? E quindi è più morbida, e se la frolla è più morbida viene via con più difficoltà, ok? Però nonostante io abbia la frolla un pochino più morbida, come vedete il giochino, chiamiamolo così, viene perfettamente, ok? È importante continuare a infarinare i cutter in modo che non sforzino eccessivamente quando vanno a staccarsi dalla pasta frolla, ok? Ok, così facciamo l'ultimo. Ok. E per fare l'ultimo devo però levare questo, perché sennò i due cutter si cozzano uno sull'altro e ovviamente non vengono. Quindi risposto un attimo la dima, eccola qua, che si era leggermente mossa. Vado a coppare di nuovo la pasta frolla. Ah, devo tagliare anche lì, quindi muovo appena appena la dima, coppo e tiro su. Ok, elimino la dima, infarino e vado a tagliare così dolcemente, alzo ed elimino la frolla. Stupendo, stupendo. Allora, io direi che il giochino lo abbiamo capito. Mi interromperei, nel senso che non ve lo farei vedere su tutto il biscotto, tanto non cambia niente, è tutto uguale. Ci vediamo appena ho finito tutto il giro. Eccoci, ho finito tutto l'intaglio. Io trovo che sia stupendo. È vero, è un lavoro di precisione, bisogna starci un pochino attenti, bisogna fare attenzione a certe piccole, chiamiamole difficoltà, ma ragazze, un risultato così è incredibile. A questo punto che cosa dovete fare? Questo intaglio deve finire immediatamente in congelatore e lo dovete lasciare in congelatore almeno una mezz'oretta, in modo che diventi bello rigido. Dopodiché, se lo utilizzate per una crostata, diciamo con la marmellata, e lo volete mettere in cottura direttamente con tutta la crostata, cosa farete? Andrete a prepararvi la vostra crostata. Questo, una volta congelato, lo posizionerete direttamente sopra la crostata e poi inserirete tutto in forno
con le vostre consuete modalità. In alternativa potete cuocere questo separatamente alla crostata e poi andare a coprire la crostata, e allora a quel punto questo accenderete il forno a 165 gradi e una volta che il forno sarà caldo il vostro coperchio, mettiamolo così, il vostro mandala, il vostro intaglio, lo andrete a inserire in forno direttamente dal congelatore. I tempi di cottura ovviamente variano da forno a forno. Io lo cuocio per circa 20 minuti, ok? A 165 gradi, più o meno. Però fate chiaramente delle prove. Nelle storie vi metterò poi le foto della torta finita. Grazie, fatemi avere le foto delle vostre crostate intagliate.